Meravigliosa creatura ben approdata nella mia casa. Infatti oggi finalmente home tour. C'è da dire che ci sono stati dei grandi cambiamenti. Infatti quest'estate io e mio marito abbiamo dipinto casa e abbiamo dato nuova vita al nostro appartamento. Spalle è un murales dipinto da me che raffigura delle farfalle. Infatti, appena si entra si vede subito questo. Invece alla mia destra c'è una nicchia dove ho messo degli scaffali in vetro. Poi qui c'è una porta scorrevole che poi andremo a scoprire successivamente cosa c'è all'interno. Mentre alla mia sinistra troviamo due porte. Questa conduce al bagno, mentre quest'altra alla camera da letto. Qui ho appeso questo quadro che era prima nel salone e non c'entrava assolutamente niente, perché come vedrai il salone è bianco e nero, quindi questa rosa rossa stonava. Infine, accanto alla porta d'ingresso troviamo appeso questo quadro che riempie tutta la parete e raffigura un paesaggio con dei papaveri. È molto molto bello. Qui all'angolo, tra la porta d'ingresso e la porta del bagno, sono indecisa se mettere una pianta che con i quadri ci sta benissimo, oppure uno specchio di quelli alti, che quindi è comodo quando si entra e quando si esce da casa. Scrivimi nel tuo commento cosa secondo te ci starebbe meglio. Inoltre devi sapere che l'appartamento non era all'inizio così. Infatti, quando ci siamo sposati 5 anni fa, abbiamo deciso di ristrutturarlo dalla A alla Z. E di cambiare anche la posizione delle stanze, che non era questa. Quindi tutto quello che vedi, dalle pareti all'arredamento, è tutto farina del nostro sacco. Direi di iniziare a visitare, mi sembra di essere un agente immobiliare, però questo appartamento non si vende al momento. Dal bagno! Ed eccoci qui, appena entrati nel bagno troviamo questo mobiletto dove io vado a riporre i miei prodotti di bellezza. Andiamo ad aprire. Come vedi c'è il mondo. Mio marito mi dice sempre: ma a me un piccolo spazietto me lo lasci oppure no? Più in basso invece troviamo questo grande lavandino sospeso, come vedi, con due cassettoni. Dove anche qui c'è di tutto. Il bagno è verde, non mi fa impazzire come colore, infatti l'avrei preferito blu, però l'abbiamo trovato così e quindi ci sembrava inutile smattonare tutto quanto e rifarlo da capo. Abbiamo cambiato solo alcune cosine, di cui il mobiletto che non c'era. Questa specie di finestrona che però non dà sull'esterno, ma è semplicemente un ripostiglio che ti faccio vedere subito. Come vedi, non c'è nulla di speciale al suo interno. Infatti, abbiamo lasciato anche le mattonelle originali, perché, essendo che non lo apriamo mai. E poi questo infisso l'ha fatto mio padre, che è ferramentista. Più in basso troviamo i sanitari, di cui ho chiuso il WC perché mi sembrava più adeguato per l'occasione, anche se è veramente pulitissimo. A tal proposito, voglio consigliarti un prodotto che è veramente eccezionale per pulirlo e sto parlando dell'Isoform Zero Calcare Disincrostante. Ti posso assicurare che fa veramente il suo dovere, cioè toglie il calcare che è una meraviglia. Io avevo il fondo del WC che era scuro, invece con questo si è tolto. Quindi super consigliato. E poi non puzza né di candeggina né di altre cose chimiche. Basta lasciarlo agire e troverai il tuo WC come nuovo. Da questo lato invece troviamo la doccia che si chiude in questo modo. Accanto alla doccia troviamo questa nicchia che già c'era e che quindi ho lasciato tale e quale. Mamma mia, che luce strana c'è in questo bagno. Per questo non ci filmo mai. Sembro verde anch'io, tipo l'incredibile Hulk. Ma vabbè, e ritornando al discorso, sono dei ripiani in ceramica. Più in basso invece troviamo il cestello dei vestiti sporchi.
sempre per il discorso che in una casa lo spazio non è mai troppo, abbiamo acquistato tempo fa questo mobiletto in cui ho riposto gli asciugamani, quindi è molto comodo perché li si ha subito a disposizione. Mentre da quest'altro lato ci sono sempre prodotti cosmetici. Più in basso invece troviamo detersivi, carta igienica ed ancora detersivi per pulire la casa. In questo cassetto invece ci sono un pochino di cianfrusaglie. A proposito di questa parte del bagno, in questo punto qui c'era una vasca che noi abbiamo fatto togliere perché già essendoci la doccia non la andavamo ad utilizzare, quindi era uno spreco di spazio tenerla qui. E poi abbiamo aggiunto anche un appendino dove per l'appunto appendere gli accappatoi. Ultima cosa è che prima la parte superiore del bagno era tutta bianca e noi quest'estate l'abbiamo dipinta di questo verde acqua che va a riprendere le piastrelle. Da questo lato abbiamo appena visitato il bagno, mentre andiamo a scoprire la camera da letto. Questa è la stanza che ha subito il cambiamento più grande, perché io e mio marito abbiamo deciso di dipingerla di questo bellissimo colore blu-azzurro che ha dato una nuova vita e uno sprint in più alla zona notte. Appena varcata la soglia della stanza troviamo alla destra questa vetrinetta con gli scaffali in vetro dove io ho appoggiato degli oggettini Swarovski e non. Questa è la zona che già conoscerai se non sei nuovo del canale. Infatti è proprio qui che registro i miei video. Questa è la parete che solitamente vedi come sfondo. Inoltre c'è questa struttura in cartongesso creata da mio marito. Quindi questa l'ha fatta tutta lui e l'abbiamo arricchita con due faretti. In alto vedi un quadro che ho realizzato e che hai visto sempre sul canale. È già una decorazione natalizia a modo alberello. In più una foto del nostro viaggio di nozze in Sardegna e l'altra invece del nostro matrimonio dove io ero vestita ovviamente da sposa. Ma va! Questa è la camera che mi rispecchia di più e che mi piace di più della mia casa perché alla fin fine il blu è il mio colore preferito insieme al rosso. Alla mia sinistra troviamo un'altra porta che contiene la zona lavanderia. Ma prima di scoprirla continuiamo il giro della stanza perché ancora non è finito. Accanto alla porta d'ingresso della stanza troviamo il comò fatto in questo modo, sfalsato, molto molto particolare, con tutti i vari cassetti. In questo punto ho appoggiato il portagioielli di cui trovi la sistemazione e quindi come l'ho organizzato sempre sul canale se ti interessa. In questa parete, quindi sopra al comò, ci dovrebbe andare lo specchio che io ho visto dalle Leroy Merlin e costa 200 euro, quindi per adesso preferisco stare senza specchio e prenderlo più in avanti. Qui troviamo una finestrella che serve però per la stanzetta che come vedrai è cieca, quindi non ha finestre e l'abbiamo creata apposta per questo motivo. Qui la mia idea è di andare a appoggiare delle ederine finte che quindi vanno a scendere per tutta la parete e poi si andranno a appoggiare sullo specchio. Mi sono messa in questa posizione perché mi viene meglio a mostrarti nel dettaglio. La testata del letto, come vedi, è bianca e ci sono i cassetti che sono sospesi da terra, quindi viene anche più facile pulire. Poi nella parete frontale di destra, quindi accanto alla zona lavanderia, troviamo appeso il quadro che ti ho fatto vedere nel video di Poster Store. Si sposa alla perfezione e mi piace veramente veramente un sacco. Per questo punto in alto ho preso una sedia per non sembrare decapitata. C'è questa finestrella che non so perché abbiamo creato quando abbiamo rifatto l'appartamento, ma è stato coperto perché devi sapere che io non riesco a dormire se c'è della luce, ci deve essere buio, pesto. E poi ho appoggiato delle piantine
che ho preso dai cinesi. Ed una candela con scritto Home Sweet Home. Da questo lato invece abbiamo appeso quest'altro quadro che ho preso tempo fa, proprio all'inizio di quando ci siamo sposati io e mio marito, mi sembra su Amazon. La particolarità di questo quadro è che è sfalsato, quindi crea questo bellissimo gioco sulla parete. Andiamo all'armadio. Quest'ultimo è Adante Scorrevoli in alternanza con le righe bianche e argentate. Andiamo nella zona lavanderia. Come hai visto, aprendo questa porta entra una luce pazzesca nella camera da letto, perché in questa piccola stanzetta c'è una finestra che dà sull'esterno. Nel lato sinistro troviamo l'asciugatrice, che non potrei stare più senza di lei, infatti te la straconsiglio. Questa è quella della marca Candy, di cui trovi il video nella home page del canale. Proprio l'ho messo come video in primo piano perché poi, dato il periodo, secondo me cade ad hoc. Mentre da quest'altro lato troviamo la lavatrice con tutti i detersivi ammorbidenti attigui per lavare al meglio il bucato. Ti faccio vedere anche dove, dall'esterno appunto, questa veranda che ha fatto mio padre, e purtroppo da su un'altra casa, sul muro praticamente. Cosa orribile. Però in compenso, affacciandosi, c'è questa vista. Te lo zoom. Praticamente si vedono le montagne con il lago del paese. Andiamo nella stanzetta che si trova attigua all'ingresso. Devi calcolare che non c'è niente di che. Qui trovi un pochino di cose messe a San Fasò, perché lo stiamo utilizzando adesso come ripostiglio. Da questo lato c'è la scarpiera, mentre da questo l'asse da stiro, che non utilizzo quasi praticamente mai, e lo stendino. Mentre da questo lato abbiamo appoggiato la stampante sopra un mobiletto che ha fatto mio marito. Ed eccoci nel salone, che è un unico ambiente che si collega con il corridoio, quindi è un open space per rendere più spaziosa la casa, che non è grandissima perché sono 90 metri quadrati, che però io e mio marito abbiamo cercato di sfruttare al meglio. Partiamo dalle tende, che come vedi creano molta luce all'interno del salone, e l'ho cambiata quest'estate. Tra l'altro queste le ho comprate dai cinesi a 14 euro l'una, poi le ho fatte sistemare e tagliare dalla sarta, che me l'ha fatta su misura. L'unica cosa negativa di avere le tende trasparenti è che le persone dall'esterno ti vedono, ma si ovvia il problema scendendo la serranda. A me piacevano troppo per non comprarle. Questa invece è la parete del salone, con una bellissima TV molto molto grande, non mi ricordo neanche i pollici, ma comunque ci è stata regalata dai testimoni di nozze di mio marito. Devi sapere che, non avendo una cucina grandissima, come vedrai in seguito, ho adibito gli scaffali del mobile del salone come dispensa. Apriamo il primo. Qui c'è una caterva, ma una caterva di gocciole, perché io sono patita di questi biscotti. Poi pasta, mentre da questo lato lo scatolame, quindi tonno, pelati, ceci, lenticchie, eccetera, eccetera. Più in basso invece i vini, cioè è proprio un mobile di cucina, sembra. Essendo che a noi piace sfruttare al meglio lo spazio, lo utilizziamo in questo modo. Da questo lato invece tovaglioli, zucchero, queste cose così. E come hai visto, gli sportelli si chiudono così, quindi non hanno i manici, perché come hai visto tutto il mio arredamento è in stile moderno. Invece la tua casa in che stile è? Quale stile ti piace di più? Scrivimelo sempre nel tuo commento, perché sono curiosa. Abbiamo poi la parete attigua al corridoio, dove abbiamo appeso questa serie di quadri che già ti ho mostrato nel video di Poster Store. E questo è tutto a tema natura. Quindi c'è in alto la tigre, l'albero, Hakuna Matata, la visione della foresta dal basso verso l'alto, e poi il leone. E abbiamo formato questa sequenza. Dal lato invece, vicino alle tende, abbiamo appeso questi quattro,
con l'angelo, il disegno, i due amanti e Your Only Limits Is You. Questa è tutta la parete dedicata al tema personale. In questo divano in tessuto ci passo la maggior parte del mio tempo perché è proprio qui che mi metto ad editare i video. Qui ci sono due cuscini con il leone che vanno a riprendere il quadro, quindi è tutto in tema, è tutto ben studiato. Questo invece è un cuscino che mi è stato regalato da mia madre e da mia sorella lo scorso Natale ed ha la particolarità di avere le paillette che cambiano colore, nero e argentato. Il problema di questo divano però è che è in tessuto, io lo volevo così perché la pelle è fredda e a me non piace, solo che non è sfoderabile, quindi se potessi tornare indietro lo cambierei. Inoltre non ha la chaise longue, quindi ogni volta io mi devo prendere la sedia per mettermi le gambe alzate, però devo dire che è comodissimo. Da quest'altra parte invece della tenda c'è questo quadro su tela che ho fatto fare appositamente io con le foto mie e di mio marito del nostro matrimonio. Devi sapere inoltre che questo è stato il regalo per il nostro primo anniversario di nozze. Ultima parte della casa che sicuramente conoscerai se mi segui già sul mio primo canale Irex Fornelli è la cucina, il mio mondo, il mio regno, dove amo preparare le cornie di ogni tipo. Come vedi è rosso bordeaux e bianca. Stesse tende del salone per creare continuità, anche perché i due spazi sono adiacenti, e con il tavolo in vetro. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Partiamo dal tavolo. Anche questo, se potessi tornare indietro, non lo andrei a ricomprare. Non perché non mi piaccia, attenzione, ma perché è molto ma molto delicato, il che per una che cucina tantissimo come me non è un granché, quindi lo andrei a comprare di un altro materiale. Questo inoltre come tavolo si allunga, quindi diventa ancora più grande di come lo vedi. Le sedie invece sono così, argentate con questo profilo, molto particolari e comode. E poi qui ci sono i mostaccioli veramente buonissimi e di cui trovi la ricetta sui Rex Fornelli. Da questa parte invece troviamo questo orologio che è uguale, identico, preciso alla cucina, stesso colore e stesso anche materiale lucido. Mentre da questa parte questo scaffale che ho comprato entrambi da Leroy Merlin ultimamente, quindi li trovi. Questo a 50 euro, quindi un pochino caro, un pochino tanto, e questo 19. Qui ci ho messo i libri di cucina e qui, dato che c'è stato un piccolo incidente di percorso mentre mio marito montava lo scaffale, ci vorrei mettere un'edera per coprirlo, e anche perché le piante fanno sempre la loro figura. Qui invece, qui in alto, ci vorrei mettere una piantina di basilico o di prezzemolo. Da quest'altro lato invece troviamo un altro scaffale, quindi si vedono tutte e due frontalmente. Qui invece ci ho messo il DVD del Re Leone, perché come ben sai se mi segui il mio cartone animato è proprio quello, e i libri di cucina. Anche qui ci vorrei mettere una piantina aromatica, ma nel mentre ho messo una decorazione natalizia. Qui in alto invece troviamo una sorta di finestrella attigua alla stanzetta, proprio per renderla più luminosa. Qui ti devi figurare che una volta all'inizio ci volevamo mettere un acquario, poi abbiamo capito che non è possibile dato che lo spessore è molto sottile, e quindi l'ho adibito come scaffale anche questo, con una cornice che mi ha regalato mio marito per il primo anniversario di nozze. Io gli ho regalato la tela e lui mi ha regalato la cornice. Telepatia. Con le nostre foto del matrimonio con scritto love. Invece da questa parte due gattini. Da questo lato il frigorifero. Mi perdo con la cucina, sono proprio in pandan. Mentre più in basso il congelatore. La cappa in vetro. L'accendiamo così te lo faccio vedere nel dettaglio. Con tantissime calamite. Di tutti o quasi i posti dove siamo andati, molte ce l'hanno anche regalate. Abbiamo il piano cottura,
la macchinetta per il caffè, che io non utilizzo perché non bevo caffè, lavandino, set di coltelli di Casanova e qui i vari cassettoni con pentolame vario, mentre questi sportelli sono per le stoviglie. Uno e un due. Qui la carissima lavastoviglie, che se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Il forno con cui ci faccio letteralmente la guerra, perché cucino di tutto. Mentre questo è lo sportello che adibisco per i dolci, che sono la mia passione, quindi ci metto la qualunque dedicata al mondo della pasticceria. Il mio sogno sarebbe quello un giorno, quando cambieremo casa, di avere una cucina con penisola. Perché il tavolo così separato a me sinceramente non piace. E poi lo trovo anche più comodo la penisola per appunto appoggiarci le cose mentre si cucina. Bene, spero che l'home tour e di conseguenza la mia casa ti sia piaciuta. Se è così, iscriviti attivando la campanellina tutta se ancora non l'hai fatto. In questo modo rimarrai sempre aggiornato sulle ultime novità e ti arriveranno le notifiche. Inoltre, regalami un like e condividi il video su tutti i tuoi social. Ed io passo e volo via.